Eccoci qui, benvenuti al Festival della Psicologia 2019, quinta edizione. Siamo quasi al termine di questa seconda giornata, ma non potevamo mancare l'appuntamento con queste due professioniste di uno degli argomenti più interessanti, secondo me, trattati all'interno di questo festival. Lasciatemi ricordare che questa intervista comunque è trasmessa in onda all'interno della pagina Facebook del Festival della Psicologia e verrà ritrasmessa in formato audio all'interno del podcast liberamente. Allora, intanto ringrazio Chiara Giuliano e Rosanna D'Onofrio per la vostra presenza all'interno del nostro box delle interviste del Festival della Psicologia. Grazie a voi. Allora, come potete vedere, sarà complicato gestire un unico microfono per due persone, ma ce la faremo. Allora, intanto volevo chiedervi: qual è stato, quale emozioni vi ha suscitato l'intervento che avete realizzato pochi minuti fa su l'Hikikomori? Allora, è stato un intervento veramente molto coinvolgente, nel senso che ha coinvolto tantissimo il pubblico. Ringraziamo infatti per la partecipazione, non ce l'aspettavamo così numerosa, e come al solito è un tema che suscita parecchie emozioni e attiva molto. Infatti ci sono state tantissime domande e non abbiamo potuto rispondere a tutte. Ok, vedremo magari. Vi ricordate qualche domanda magari che vi hanno fatto ma a cui non siete riusciti a rispondere? No, perché in realtà abbiamo visto molte mani alzate, okay, ma poi hanno parlato solo quelli che potevano. Va benissimo. Allora, cominciamo a entrare un attimino nel tema. Hikikomori. Che cosa significa? Da dove proviene? Ecco, aiutateci a capire meglio. Allora, Hikikomori è un termine giapponese che vuol dire letteralmente stare in disparte e viene utilizzato per descrivere quelle persone che scelgono volontariamente di isolarsi dalla società. Sono solitamente adolescenti o giovani adulti che scelgono appunto di vivere senza il mondo esterno, escludendo la realtà del mondo esterno. Ok, che origini ha questo termine? Allora, questo è un termine che deriva dal Giappone, è stato studiato sin dai primi anni Ottanta in Giappone e è stato inserito per la prima volta in un testo scientifico dallo psichiatra psicoterapeuta Tamaki Saito, che è il più grande studioso del fenomeno in Giappone, e significa stare in disparte, e veniva usato gergalmente già, cioè, prima che lui lo introducesse in un testo scientifico, veniva usato gergalmente nella popolazione proprio per identificare queste persone che si ritiravano dalla vita sociale. Ok, quindi è un termine che ha origine in Giappone, ma perché questo fenomeno si è manifestato principalmente in Giappone? C'è una ragione sociale, culturale, che spiega un po' il motivo per cui proprio dal Giappone nasce questo termine Hikikomori, questo fenomeno? Sì, diciamo che in Giappone c'è un sistema di valori e di credenze culturali che, diciamo, pone il primogenito maschio ad una condizione di pressione sociale, di pressione proprio di realizzazione. Pensate che addirittura in Giappone gli uomini sono dediti al lavoro, lavorano H24 e è la mamma che si occupa dell'educazione affettiva ed educativa dei ragazzi, proprio anche per quanto riguarda l'educazione scolastica. Infatti in Giappone uno dei motivi è proprio questo forte attaccamento di questi ragazzi alla loro mamma che, diciamo, non permette di fare il cosiddetto salto nel mondo esterno. Ok, aiutateci a capire meglio perché un adolescente decide di isolarsi. Questi ragazzi sono dei ragazzi molto sensibili, molto introversi e con una logica disarmante. Quindi quando abbiamo la fortuna di incontrare questi ragazzi e di parlare con loro, ci perdiamo nella loro logica e le motivazioni sono tutte molto valide, quelle che ci riportano, condivisibili, ovviamente non è questa la soluzione, però lamentano questa società che chiede tantissimo e che poi non dà niente, ci laureiamo, ci formiamo e poi però non abbiamo quello che ci avevano promesso, no? Non troviamo un lavoro, molti vanno all'estero, e quindi questa è una dei primi motivi, oltre a poi la pressione anche familiare, non solo quella sociale, ma i genitori che vogliono che ti realizzi, i coetanei dove devi spiccare per forza, devi avere l'abito migliore, devi essere di tendenza adesso, no? Anche con i social, Twitter, quanti follower hai.
Instagram, diciamo che tutta questa pressione che porta questi ragazzi a dire ok, voglio una pausa. Per un periodo voglio proteggermi da questo stress e voglio isolarmi. Il problema è, come dice Tamaki Saito, l'autore citato prima, che nel momento in cui inizi a ritirarti diventa quasi una dipendenza l'isolamento e è difficilissimo poi uscirne. Che tipo di intervento diciamo si può fare per aiutare i ragazzi a uscire da questo letargo di isolamento? Allora, non mi piace tanto la parola letargo. Come lo definiresti? Perché è un ritiro attivo dalla società, okay. È un vivere, è un portare avanti il proprio progetto di crescita escludendo la realtà circostante. Il letargo mi sa di un dormito, un sopito, invece no, loro sono molto attivi. Per esempio loro vivono di notte e dormono di giorno. E parlavi di intervento, allora innanzitutto di fondamentale importanza un intervento sistemico, quindi intervenire sul singolo, sul sistema famiglia, ma anche sulla società, per esempio nella scuola. La psicoterapia individuale, diciamo, funziona molto bene, anche nei casi gravi, quando il soggetto è in ritiro da parecchio tempo e magari è in una fase di grave di ritiro sociale. Parlo di fase perché l'hikikomori ha delle fasi, che va da una più blanda fino ad una più severa, dove appunto il soggetto rifiuta ogni forma di contatto, anche web mediato. E in quei casi, per esempio, l'intervento psicoterapeutico è più complicato, nel senso che il soggetto non accetta a volte nemmeno il terapeuta. Per esempio, a me è capitato di fare terapia con la porta dietro, cioè quindi con una porta che ci separa. Oggi la porta, anzi il primo giorno non parli, il secondo giorno ti metto la sedia, il terzo giorno dico ciao, la quarta volta, fino a quando poi si crea un'alleanza terapeutica così solida e importante che permette alla persona di fidarsi e di affidarsi. Intervento genitoriale, di fondamentale importanza sostenere i genitori anche al cambiamento di questi ragazzi, perché a volte quando poi i ragazzi escono di casa i genitori sono i primi che si trovano spaesati. Per esempio noi dell'associazione Hikikomori Italia lavoriamo in un'ottica appunto sistemica, prendiamo in carico il sistema famiglia facendo dei gruppi di auto mutuo aiuto che hanno appunto l'obiettivo di creare un contenitore, cioè di non far sentire soli questi genitori. Quindi radunate genitori. Le famiglie raduniamo le famiglie che hanno lo stesso problema, perché una delle manifestazioni del ritiro è che spesso il ritiro prende anche il sistema familiare, cioè io genitore per non lasciarti da solo resto a casa con te e quindi vengono a perdersi anche, diciamo, il sistema di amicizie della famiglia. Certo, la rete. Quindi la rete. Cominciate a combattere, tra virgolette, contro l'isolamento mettendo in relazione prima di tutto le famiglie. Esattamente. L'ultimo punto dell'intervento, che è importantissimo, è l'intervento sulla società attraverso prevenzione e informazione, e quando i ragazzi sono giovani, quindi vanno ancora a scuola, è importantissimo un intervento anche nella scuola, quindi cercare di attivare tutti, non lo so, BES, istruzione domiciliare e quant'altro, per far sì che questi ragazzi possano terminare il percorso di studi. Qual è la situazione in Italia del fenomeno delle hikikomori? Allora, in Italia non abbiamo ancora delle stime ufficiali, però si parla di più di 100.000 casi e viene studiato dai primi anni 2000. In Giappone si parla di più di 1 milione di casi, secondo le associazioni di settore, quindi l'1,2% della popolazione. Il nostro dato, ribadisco, non c'è ancora una stima ufficiale, ma stiamo lavorando con l'associazione Hikikomori Italia per riuscire a fare anche una ricerca in questo ambito un po' più accurata. Che restituisca un po' una fotografia del nostro status paese, attuale. Però è appunto 100.000 casi in aumento. Volevo chiedervi, come un ragazzo che resiste così tanto al contatto con l'altro, è, diciamo, abbastanza, specialmente in alcune fasi della propria crescita, diciamo, può succedere che un ragazzo a un certo punto decida, no, un pochino di viversi un po' più per sé, più per conto proprio la propria vita, e quindi viva un certo livello di isolamento sociale. Volevo chiedervi, quando è che... Qual è il parametro che voi utilizzate per capire quando l'isolamento comincia a diventare, diciamo, grave e un segnale di un possibile futuro hikikomori? Allora, diciamo che i campanelli di allarme sono innanzitutto l'abbandono scolastico, il preferire attività solitarie, l'inversione del ritmo, sonno veglia e in assoluto una visione totalmente pessimistica della società.
sono dei ragazzi molto razionali, che danno delle motivazioni logiche, e se tu parli con loro, loro hanno ragione, perché il mondo esterno ormai è così tanto improntato alla competizione che si perde l'unicità dell'individuo. Personalmente non ritengo che ci possa essere un punto, diciamo, un punto di non ritorno, oppure un punto di svolta per dire ok, da questo momento in poi questo ragazzo è un hikikomori. No, perché l'hikikomori è un processo che attraversa delle fasi, va da una fase appunto, diciamo la prima fase dell'hikikomori è una fase di ritiro abbastanza blanda, cioè il ragazzo predilige attività solitarie, abbandona la scuola o quantomeno non proprio un abbandono totale, inizia a saltare la scuola, dorme di notte e dorme di giorno e vive di notte e predilige le relazioni web mediate. Nella fase numero 2 c'è una grande chiusura, ma non è ancora una chiusura completa, cioè questi ragazzi tengono le relazioni con i membri della famiglia e le relazioni sono web mediate. Noi riteniamo che il web, che internet, sia una risorsa relazionale, è l'unico ponte tra camera, quindi casa, e il mondo esterno. Terza fase, c'è una chiusura completa, quindi addirittura anche con i genitori in casa è difficile parlare, solitamente a volte non avvengono nemmeno scambi relazionali tra membri della stessa famiglia. E però l'hikikomori non deve essere visto come compartimenti stagni, bensì c'è un passaggio tra una fase e l'altra. Secondo voi è una nuova categoria, anzi, diverso, quanto di patologico c'è in un ragazzo hikikomori? Guarda, noi ci teniamo a specificare sempre che hikikomori non è una patologia, è un fenomeno sociale, proprio perché se fosse una patologia si centrerebbe molto l'attenzione sull'individuo, no? La persona malata. Qua non è solo la persona ad avere un disagio, ma è l'intera società, okay? È la società che ha creato, anche che è responsabile nella creazione di questo disagio. Quindi non è patologia, hikikomori non è fobia sociale, hikikomori non è depressione, hikikomori non è dipendenza da internet. E infatti bisogna stare molto attenti, è importante che i professionisti siano molto formati sull'argomento, perché molto spesso viene confusa con depressione, con dipendenza da internet, se ne parla moltissimo in questo periodo, ci sono un sacco di articoli proprio perché questo fenomeno ormai è esploso nei media, ci sono molti articoli assolutamente errati che confondono l'hikikomori con la dipendenza da internet. Non ci si isola perché si ha una dipendenza da internet, la dipendenza da internet semmai viene dopo, nel momento in cui non si ha altro da fare se non un'occupazione del vuoto che si viene a creare grazie all'isolamento. I ragazzi quindi che cosa fanno quando si isolano? Avete detto che abitano di più la notte piuttosto che il giorno, no? Cosa fanno? Allora, dalle esperienze cliniche, quindi dai racconti dei ragazzi con cui sono in contatto, solitamente di notte giocano ai videogame. Però il videogame è importantissimo perché, soprattutto quelli di ultima generazione, consentono di mettere in contatto individui in varie parti del mondo. Si creano delle vere e proprie comitive di gamer che si incontrano online. E questa è una risorsa relazionale perché comunque permette di creare un contatto relazionale con l'altro, col mondo esterno. Sono appassionati di manga, di anime, leggono tantissimi fumetti, ma studiano, cioè loro sono informati sul mondo esterno, sanno tutto ciò che avviene all'esterno, loro lo sanno, pur non vivendolo direttamente. Quindi si documentano sul mondo, ma non riescono, scelgono di non viverlo. Esattamente, si documentano nel mondo e scelgono di non viverlo, scelgono di vivere senza il mondo, si creano un loro mondo, la loro camera diventa proprio il loro mondo. Mm-hmm. Qual è l'età di insorgenza solitamente di questo fenomeno? E attorno ai 15-16 anni, e nella nostra associazione ci sono molti ventenni, mm-hmm, di 20 anni, ma ci sono anche adulti. Quindi abbiamo anche degli uomini di 40 anni che sono ovviamente in isolamento da tanto tempo. Nella vostra associazione avete avuto anche dei casi, sempre tra virgolette, di successo? Cioè persone che dalla scelta consapevole dell'isolamento hanno poi raggiunto la scelta consapevole di rientrare nel mondo? Sì, certo, per fortuna sì, però io credo che chi
ha vissuto un periodo da hikikomori tenderà sempre in qualche aspetto ad essere un hikikomori, tenderà sempre a preferire per esempio le attività solitarie rispetto alle attività fatte con altre persone. Ciò però non vuol dire che siano ecco, sbagliati o magari malati, patologici. Ecco. Che consiglio potete dare alle famiglie per riconoscere se il proprio figlio sta sviluppando, scusami Chiara, vieni un pochino più dentro così almeno riusciamo anche a fare meglio il video. Dicevo, come una famiglia può riconoscere se il proprio figlio sta cominciando ad avere questa tendenza graduale all'isolamento? Cioè, un po' mi avete detto, no, che ci sono alcuni sintomi riconoscibili. E cosa può fare la famiglia a quel punto? Rivolgersi subito a un'associazione come la vostra? Oppure ci sono anche delle cose che una famiglia può cominciare a mettere magari in campo una volta che si accorge che il problema sta per nascere o comincia a essere un pochino più reale, insomma? Abbiamo detto che l'età di insorgenza è nell'adolescenza, quindi sappiamo che l'adolescenza già di per sé è una fase difficile perché la famiglia deve osservare. Noi in terapia strategica parliamo di osservare senza intervenire, cioè fare un passo indietro, lasciare al ragazzo la possibilità di sperimentarsi, di vivere, ma osservando. Nel momento in cui ci si rende conto che si prediligono le attività solitarie, che si ha questa visione molto negativa nei confronti della società, che ci si chiude in se stessi, a quel punto, a prescindere che sia hikikomori o meno, la famiglia deve stare a osservare, deve attivarsi, ma deve comunque stare a osservare, prestare maggiore attenzione, perché magari non è hikikomori, ma può essere un altro tipo di disagio, oppure può essere una fase passeggera, ovviamente, però ecco, prestare attenzione, contattare magari, qualora si avesse il sentore di questo isolamento, di questi hikikomori, contattare l'associazione Hikikomori Italia. Noi siamo su tutta Italia con i referenti dei genitori e con i referenti degli psicologi. Informarsi, sicuramente informarsi su che cosa sia questo fenomeno e non puntare il dito, non pressare il ragazzo, cercare di favorire il dialogo, la comunicazione. E se ci pensiamo, questo vale per ogni tipo di famiglia, cioè non è solo come posso intervenire sugli hikikomori, ma in generale una famiglia funzionale qual è? Quella che favorisce e promuove il dialogo e la comunicazione. Certo, ritorniamo sempre là come anello preventivo di qualsiasi forma poi di difficoltà psicologica. Ultima domanda, qual è il messaggio che attraverso il vostro intervento di oggi al Festival della Psicologia 2019 avete voluto mandare alle persone che hanno assistito al vostro intervento? Okay, io direi che qua rispondiamo insieme. Inizio io. Allora, il mio messaggio è quello di cercare di non patologizzare l'hikikomori, cioè di non definire queste persone come dei fannulloni oppure come delle persone malate, bensì di cercare di capire che dietro al ritiro c'è una scelta consapevole che a volte purtroppo sfocia in una patologia, ma non è sempre così. E inoltre chiedo ai colleghi di informarsi e di studiare, e anche alle varie istituzioni, tra cui non so, scuola, ASL, di non stigmatizzare il fenomeno appunto come patologico. Forse mi ripeto, però è questo, diciamo, il messaggio che io vorrei dare. Ecco, grazie. Per quanto mi riguarda, io odio ogni forma di pregiudizio e di discriminazione, quindi quello che ho voluto cercare di fare oggi è evitare proprio pregiudizi in questo ambito. Si sentono, i genitori arrivano da noi distrutti perché sentono etichettare dalla famiglia allargata o dalla scuola o dai servizi sociali il figlio come uno sfaticato, come uno a cui non va di fare niente, come ma voi avreste dovuto tirargli un calcione, vedi come andava a scuola. Ecco, tutto queste sono dei pregiudizi su questi ragazzi che sinceramente non vorrei più sentire. Ok. Allora, poi avete un sito della vostra associazione? Hikikomori? Sì. Come si chiama? www.hikikomoriitalia.it. L'area psicologica può essere contattata all'indirizzo email lazio.psi@hikikomoriitalia.it. Invece l'area genitoriale è lazio@hikikomoriitalia.it.
Perfetto, allora comunque troverete tutti questi riferimenti per poter contattare l'associazione Kikomori Italia all'interno delle note di questo video. Io ringrazio comunque Chiara e Rosanna non solo per questa intervista, ma tutto, per tutto il lavoro di prevenzione e informazione che state facendo per aiutarci a capire in Italia questo fenomeno. Grazie a te, grazie soprattutto all'Ordine degli Psicologi del Lazio. Grazie a voi, grazie. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie, buona serata. Anche a te.